Se c'è un'altra sedia, mi sei pure con me, sono contenta, no? No, chi si deve sedere qui? Alberto, io vorrei Alberto adesso, per finire poi con la nostra meravigliosa Angela. Non che Alberto sia meno meraviglioso di lui. Pure. Che cosa? Conclude Angela. Pedale. Certamente. Anche se ho passato come si dice, la ciliegina sulla torta, no? Aspetta. Ci teniamo, no, che tu sia meno meraviglioso, Alberto. Tra l'altro. No, tra l'altro stavo sentendo che sei da poco diventato un ischitano, si dice così, no? Quindi. Vabbè, tanti anni, sì. Sì, però essendo ufficialmente. Quindi la residenza a Foglia? Sì, sì, la sua residenza a Foglia. Ma da quanto tempo? 6 anni. Ha scelto Foglia, questo, siamo contenti. Certo. Ma io sono a Foglia da 40 anni, sono giovane a Foglia. Microfono, non ci sente. Sono andato in pensione, mi sono sistemato a Ischia, che è il posto migliore. Senti, come mai hai scelto Foglia? Perché quando ero ragazzo mi ho fatto leggiatura a Ischia, ho conosciuto mia moglie a Ischia, a suo tempo ho frequentato Ischia, poi dei nostri parenti avevano preso un terreno, poi è stata fatta una cooperativa dove c'era già un rudere, che è ingegnere provenzano. Sì. E lì abbiamo fatto delle mie appartamenti, eccetera, noi abbiamo aderito. E da allora, diciamo, anni 70, siamo sempre lì, eccetera. Però io lavoravo a Milano, venivo a Ischia quando potevo, la mia famiglia era un po' prima, i ragazzi sono stati i loro amici sono tutti qua, loro vanno sempre, io ero a Milano, ma vengono gli amici a trovarlo a Milano, loro vengono qua, i loro amici sono tutti qua. E quindi quando già tempo dopo essere andato in pensione, pensate che la cosa migliore fosse trasferirsi proprio qua. Avete scelto bene? Credo di sì. Credo che hai scelto proprio il posto migliore dove si possa vivere. Anche perché noi facciamo la fiera a terra, cioè appena sono liberi i miei nipoti e figli vengono qui e quindi possono. Poi visto l'aumento d'estate, d'inverno ad esempio si può andare sulle spiagge. Come no? L'inverno siamo benissimo. Sono pure sui montagne, in collina, l'isola offre tantissimo. È un'isola collegata benissimo alla terraferma, no? Per cui noi andiamo e veniamo, insomma, senza problemi, è una cosa bella. Poi Milano-Napoli ormai è passeggiata, no? Milano-Napoli con i treni ad alta velocità, 4 ore e mezza, 5 ore scarse. Sì. Domani sarà qualcosa di tuo, no? Sì, domani sì, cosa già presentata da Dila anche a Milano, anche qui c'è il mio libro, perché questa è una cosa un po' a parte, io scrivo anche per scritto, però questo libro qui è un po' particolare, perché è un libro che non avrei voluto mai scrivere. Perché la storia drammatica della mia famiglia, diciamo, essere qua a raccontarla qui, poi domani casomai più, diciamo, c'è più spazio di poter lui. Comunque, praticamente io sono orfano da sempre. Cioè, mio padre è morto, io non ero ancora nato, perché parliamo del 43, epoca tristissima. Rappresaglie, combattimenti, eccetera. Comunque mio padre fu tra i primi militari italiani, lui era ufficiale a Nola, tra i primi militari italiani vittime delle rappresaglie tedesche, eccetera, quindi è morto nel settembre del 43, 1 settembre. Io sono nato il 28 marzo del 44, perché mia madre e i miei genitori erano tutti e due torinesi, io sono torinese doc, non si sentono l'accento, perché poi sono sempre vissuto al sito, mia madre era con mio padre qui in un paese vicino Nola, San Marco dei Capotti, dove io sono nato. Un mese dopo
la mia nascita è morto due anni. Quindi io ho vissuto i primi due anni, diciamo, libero, c'ero padrone di me. Vedi come l'uomo si adatta, l'uomo si adatta. Chi era Tarzan che ha vissuto nella foresta? Io sono vissuto da solo. Ma sempre in questo paese aperto? Il mio paese è stato io. Quindi da, insomma, le persone del paese ti aiutavano? Oh, non mi amavano. Infatti poi loro ci sono ritornati, ciao, tu sei Albertino. Insomma, poi dopo sono stato adottato da un'altra famiglia che era da un altro paese, Maddaloni, che è provincia di Maserchi. Infatti mi dicono che sono recidivo, sono nata a Salamanca, da ho vissuto a Maddaloni, adesso mi sono trascritto fuori e stiamo a posto. Hai girato tutta l'Italia. Della Campania. E quindi praticamente ho sempre vissuto al sud, ho fatto le scuole, c'era Maddaloni, poi ho fatto l'università a Federico II a Napoli. Poi, seguendo mio padre adottivo, che era avvocato, e quindi sono andato fino nella legge. Forse si stava a Torino, non avrei seguito la strada. Anche perché adesso un po' è diffusa la cosa, ma all'epoca mia, quelli che venivano dalla legge erano quasi tutti meritati. Pochissimi erano invece più diffusi. Quindi io poi, il mio padre naturale era ingegnere e già aveva dei primi incarichi alla Fiat, che allora già stava facendo la Fiat di Rafiori, perché avevano tutti i documenti della mia famiglia, eccetera. Molto probabilmente avrei fatto l'ingegnere. La guerra ti cambia la vita. E invece, essendo vissuto qua, ho fatto legge, ho fatto l'avvocato, ho vinto il concorso di magistratura, come primo incarico a Milano. Sono stato a Milano, diciamo tra meridionali, soprattutto quelli che appartenevano, diciamo, a un certo circuito culturale di studi, di cose, cioè ci si vedeva. E noi stavamo bene là, quindi mi sono trovato molto bene a Milano. Poi c'è la mentalità che Milano è una vera metropoli italiana, non è in altre cittadine del nord dove magari ci sono delle chiusure, cioè Milano è una città cosmopolita, senza problemi. E qui noi la stavamo benissimo. E quindi sono stato, per un periodo poi sono stato a Napoli, perché nel frattempo era morto anche mio padre adottivo. Mia madre stava sola, eccetera, non andavi a Napoli. E ho lavorato anche alla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, perché lì c'è il posto. E sono stato da poi, però, passato il periodo, così sono ritornato a Milano, perché si era liberato il posto alla Procura Generale, che all'epoca era un po' difficile avanzare di carriera, per cui bisognava accettare o no. Cioè, se mi dava la Procura Generale, che ne so, di Cagliari, io poi c'è andato, poi non c'è andato, non è che potevo portare le altre cose. Cioè, la Procura Generale di Milano mi ha interessato e quindi mi sono piaciuto. E la poesia? La poesia? Quando è entrata nella tua vita? Da sempre, da quando ero bambino, scrivo poesia. Quando eri da solo? La mia prima poesia proprio scritta nera sul carta, avevo otto anni, e la dedicai a mio padre adottivo che allora era il mio, io lo vedevo il mio unico padre, io non sapevo che avevo un altro padre, poi dopo delle cose si sono chiarite. E quindi sempre, la poesia sempre, ma oltre alla poesia poi, siccome ho sempre amato leggere, chissà, forse perché la mia famiglia poi mi ha indirizzato in quel senso di poi nel piccolo centro si è più portati ad avere una vita calma, senza come dire, distrazioni, diciamo, deviazioni, sì. Ritorni, riprese. Per cui la mia è stata una vita fino a un certo punto, perché poi dopo comincia ad avere delle responsabilità, bella regola. Quindi io leggo. Il fatto di leggere mi ha portato ad amare molto anche scrivere. E quindi io ho scritto molte cose, Bruno lo sa, ne abbiamo adesso uno in cantiere, però Bruno dobbiamo uscire dal cantiere.
Beh, allora mi sa che questo diploma del maggior delibero te lo sei proprio meritato, eh. Io tornò a patto che domani legge qualche poesia. Sì, sì, sì. Sei d'accordo, Bruno? C'è sempre così. Assolutamente. Quindi domani conosceremo l'Alberto, sì, ti ringrazio. Visuale, diciamo l'Alberto poetico. Con molto piacere, con molto piacere. Grazie. Buona serata.